Il lupo richiede la presenza del mercenario. Saremo da lui tra un attimo. Con tutto il rispetto, ma vuole vedere il mercenario da solo. Cosa? Ho detto che il comandante vuole... Ho sentito quello che hai detto. Solo non capisco il motivo. Sono gli ordini, signore. Va bene. Sembra proprio che debba occuparmi di altre faccende. Il lupo ti attende. Hai combattuto bene per un mercenario. Non fare aspettare il lupo. Ci siamo. Ma che cosa gli dico? Omicida! Lo ha ucciso! Alessio! E così sei il campione che ci ha fatto vincere. Dimmi il tuo nome, eroe. Così posso accoglierti come un vero guerriero. Caire, padre. È passato molto tempo. Impossibile. Ti ho visto cadere. Non sono caduto. Sei stato tu a gettarmi verso la morte. Ho compiuto il dovere di uno spartano. Me ne sono fatto una ragione. Dovresti farlo anche tu. Tu eri mio padre. Il tuo dovere era proteggermi. Eri un incosciente. Mi hai costretto a farlo. Ho provato a proteggere mia sorella quando tu non lo hai fatto. L'oracolo disse che Cassandra doveva morire. La sua parola è legge, lo sai. Non puoi più nasconderti dietro al tuo senso del dovere. Basta! Non posso cambiare il passato, Alexios. Vivrò e morirò da spartano. C'è una ricca ricompensa per il mercenario che ottiene la testa del lupo. Per questo sei qui? Hai evitato il passato abbastanza a lungo. Ora dovrai risponderne a me! Anche se meriti di morire, non esiste onore nella vendetta. Dovrai affrontare i fantasmi del passato, padre. E questo è un destino peggiore della morte. Avevo un compito e ho fallito. Ho fallito nel proteggerti. Nel proteggervi entrambi. Amavo te e tua sorella come se foste figli miei. Ma in realtà non lo siete. Che vuoi dire? Questa è una domanda che devi fare a tua madre. Aspetta. Trova tua madre. Trovarla. Ovunque sia Mirine, sa molte più cose di me. Dove andrai? A cercare il mio onore. Attento ai serpenti tra l'erba, Alexios.
Devo uscire da qui e tornare da Barnaba. Prepararsi a salvare! Comandante, rieccoti! Quei rottami potrebbero tornare utili! Allora? Hai ucciso tuo padre? Padre? Patrigno? Suppongo che gli dèi non giudicheranno troppo duramente un patrignicidio. Nicolao mi ha cresciuto, addestrato. Lui era mio padre, anche se ha cercato di uccidermi. Questo migliora o peggiora le cose? Non importa. La tua non è l'unica famiglia complicata al mondo. Grazie. Sono felice di averti al mio fianco, Barnaba. Lieto di essere qui. Posso aiutarti in qualche altro modo? Trovare mia madre. Lei è viva, Barnaba. Almeno così pensava Nicolao. Una buona notizia, sia lodata Hera. Qual è il tuo piano? Che rotta devo seguire, capitano? Per ora, verso la Focide. Elpenor ha detto che mi avrebbe incontrato lì. Mi deve dei soldi e delle spiegazioni. Bene, Alexios. E intanto che andiamo lì, chiediamo consiglio alla Pizia. Se c'è qualcuno che può darti delle risposte, è l'oracolo di Delfi. Le predizioni dell'oracolo hanno distrutto la mia famiglia. La Pizia ha la saggezza di Apollo in persona. Certo però che se si decide di ignorarla, si può andare incontro al disastro. Se avessimo ignorato la Pizia, mia sorella sarebbe ancora viva e mia madre sarebbe a casa, al sicuro. Torniamo a noi. Sai dove incontrare il Penore, giusto?
Abita all'approdo del Pellegrino. Ma con le sue ultime parole, Nicolao mi ha messo in guardia dai serpenti tra l'erba. Sembra che dovremo prepararci al peggio. È il Penore a doversi preparare. Raggiungimi al Tempio di Apollo di Delfi quando ti sarai occupato dei serpenti. Il Penore mi deve parecchie spiegazioni. Lasciamo il porto! Giù la vela! Pericolose più avanti! Pronti per l'attracco! Ricordo le storie di mia madre su Cirra e le guerre sacre. Chissà se è mai venuta qua. Che problema hai? Tutti mi danno problemi, cazzo. L'oracolo, per esempio. Il mare.
e non farmi parlare del mio equipaggio. Hai a che fare con l'oracolo. Delphi è piuttosto lontana. Ci avevo a che fare. E i miei affari non ti riguardano, Malaka. Non mi serve un Mistios, ma un intervento divino. Ti servono gli dèi? Io ci vado molto vicino. No, un tipino vivace. Hai fegato, te ne do atto. Dimmi, chi sei? Capitano Gelone, del Dente di Squalo. Il Dente di Squalo è la tua barca. Ti sembro un cazzo di pescatore. È una nave, non una barca. Era solo una domanda. Sono qui per aiutare. No, oh, non è colpa tua. Una volta finito con l'oracolo, dovevo trovare qui la mia nave e l'equipaggio. Ma sono qui da ieri e non si sono visti. Dov'è il Dente di Squalo? Cazzo, non sarei qui se lo sapessi, non credi? Va bene, riformulo. Che accordi avevi con l'equipaggio? Beh, ecco, ho mandato in missione la mia Ghike. Da queste parti i pellegrini si incagliano spesso e... noi li aiutiamo. Oh, la tua Ghike. Sì, la migliore aiutante che abbia mai avuto. E non solo. Senti, trova la mia nave e la mia Ghike, d'accordo? Ti pagherò. Indagherò e ti riporterò la tua nave. Li troverò e tornerò appena possibile. Fanculo. Fanculo a tutti. Agli dèi, agli oracoli e soprattutto ai... Dai! Se mi vedono qui, sono nei guai.
Forza. Spero che questo oracolo dia notizie migliori di quello di Sparta. Il santuario di Delfi. Gli dei in persona sorvegliano questa terra. Non è fantastico? Siamo così vicini agli dei. Mi sento pervaso dallo spirito di Apollo. Com'è andata con il Penore? Parleremo dopo, in privato. Lui chi è? Un semplice pellegrino. È appena stato dall'oracolo. Non ho potuto fare a meno di chiedergli se è magnifico come dicono. Beh, lo è. Mi ha lasciato con più domande che risposte. Quella è la profezia. Non mentivi. È davvero la lancia di Leonida. Potrei aver parlato di te? Apprezzerei se mostrassi più discrezione. È solo che sembrava interessato alle leggende. Come te, ho pensato che sareste andati d'accordo. Come hai... Riconosci la mia lancia da una semplice occhiata. Tu non sei un semplice pellegrino. Niente a Delfi è quello che sembra. Nemmeno io. Mi chiamo Erodoto. Sono un cantastorie. O almeno lo ero. La guerra cambia tutti in modo estremo. Questo è vero. Perché nascondi la tua identità? Sono qui per conto di un ateniese, un uomo molto potente. Vogliamo porre fine a questa guerra. Avevi detto di aver fatto all'oracolo una domanda personale. La guerra è personale, Barnaba. Così hai chiesto consiglio alla Pizia per porre fine alla guerra? Sì, ma c'è qualcosa che non va qui a Delfi. Guardie dappertutto, gente che viene allontanata. Non sembri convinto che la Pizia sia affidabile. Che ti ha detto? Le ho chiesto quale fosse il modo per porre fine alla guerra. Ha risposto: la primavera non brami l'inverno, poiché causerebbe solo morte. Quanta saggezza! Non capisco una parola, ma forse è per questo che lei è lì dentro e noi siamo qui. So riconoscere una minaccia. Hai passato troppo tempo a Cefalonia. Questa fila è assurda. C'è sempre tutta questa gente a consultare la Pizia. Queste non sono semplici persone. Ogni città invia un teoro o ambasciatore sacro a chiedere consiglio per conto della sua gente. La Pizia plasma non solo il destino degli individui, ma dell'intero mondo ellenico. Immagina il potere che avrebbe chiunque riuscisse a controllare quello che dice. Solo Apollo può farlo. Sì, naturalmente. Delfi non è per niente, come dicono. È sempre stata così? No, un tempo era un luogo aperto e accogliente. Ma la guerra cambia tutto. La Pizia viene consultata per ragioni politiche. Spesso le profezie in tempo di guerra risvegliano emozioni violente. È saggio rinfoderare le armi. Spargere sangue a Delfi è considerato un insulto ad Apollo. Le punizioni sono severe. Ho delle domande per la Pizia. Ma questa fila! Sarò vecchio quando sarà il mio turno. Scherzi! Con tutte quelle lame che ti porti dietro! Non sono qui per causare guai. Guai? Entra e basta! Chi ti fermerà? Il sacerdote! D'accordo. Ma se si mette male,
Io do la colpa a te, Barnaba. Non è fantastico, come dicevo? Sono qui per la pizia. Solo i prescelti dalla luce di Apollo possono entrare. E com'è che si viene scelti? Ci si deve mettere in fila. Ti sembro uno che si mette in fila. Into la slides, o to fare la sala, in stula la rete, in tu la mirana, all'isola. Entra nella luce di Apollo, colui che illumina le ombre. Scegli con cura la tua domanda, mortale, poiché ne hai solo una. Parla, tu che cerchi la verità. Ho perso mia madre da piccolo. Devo trovarla. Dov'è? Sei tu, dalle visioni, il bambino della montagna. Come fai a saperlo? Devi andartene. Ora. Andarmene? Hai idea della fatica che ho fatto per arrivare qui? Certo. La saggezza governa le tue decisioni. Altri Mistios avrebbero ucciso le persone in quella grotta della Megaride, ma tu hai esitato per cercare la verità, risparmiando loro la vita. Ma come... Nessuno può sfuggire alla luce. Ti prego, vengo da lontano. Devi avere le risposte che cerco. Bambino della montagna, la setta di Cosmos ha occhi ovunque. Ti uccideranno. La setta di Cosmos? L'oracolo ha parlato! La profezia è tua! Non hai risposto alla mia domanda! La giornata della pizza è conclusa. Non me ne vado finché non avrò una risposta! Oh!